benvenuti all'Homeless Rock Fest 2017, grazie. Ci siamo, terza serata di selezione, l'ultima. Carrallo. Insomma, stiamo mescolando un po' il post rock, lo shoegaze con l'elettronica, con la dub techno, tutte queste sonorità un po' cool, diciamo. Diventeremo più allegri. Più sì, ce lo siamo promessa. Siamo già lavorato su pezzi più allegri, più sono felici. Sono periodi tristi, quindi viene fuori musica triste. Che è la cosa più facile, esatto. L'arte viene fuori nel momento del dolore, no? Quindi dall'anima. È più facile tirar fuori pezzi cupi. Però stiamo lavorando anche, esatto. Promesso che stiamo lavorando su pezzi allegri. L'Homeless perché è un piccolo trampolino. È un bel contest, e comunque l'ambiente è figo. Cioè, organizzato benissimo. Sì. Organizzato molto bene, bei fonici, bei impianti. Grazie a Doni a parte per me che porto una marea. Colpa sua, sempre una marea attrezzatura. Troppo, sì. Lo posso fare a meno. Campioniamo tutto la prossima. Vai solo tu. No, dopo play. E vai. Meglio là. E Laszlo canta. Ci chiamiamo The Ironside e veniamo da Marzano, e il significato del nome non ha un vero e proprio significato, però l'abbiamo preso aprendo un libro di storia a caso, e la pagina che è venuta fuori era la pagina dedicata a una cavalleria inglese che si chiamava proprio Ironside, perché era molto potente, era molto... Fianchi di ferro. Non hai studiato molto. Perché erano corazzati. Perché erano anche corazzati, vero? Esatto, tutto ci riconduce al libro di storia. E quindi siamo un po' storiosi. Storiosi, ma non storia. Perché ognuno di noi ascolta musica diversa. C'è chi ha ascoltato il punk rock, chi ha ascoltato l'hard rock, chi ascolta rap, hip hop, trap. Quindi la nostra musica in mondo è un insieme di tutto questo, che non sappiamo neanche, ci definiamo alternative rock, ma in effetti è forse riduttivo e forse anche troppo. È troppo, non lo sappiamo neanche noi. Allora, Matteo Polonare e Matara Trio. Sapevo che era un sogno, ma non avevo il controllo, non riuscivo a capire il mondo e mi trovavo sempre nello stesso posto, una bella lustrosa e... altro. Il genere non abbiamo mai saputo come identificarci finora. Sì, esatto. Però è sempre difficile, esatto. È un insieme di influenze. Diciamo che è un incontro tra... noi principalmente quando siamo in trio facciamo sul funk, fusion, jazz, un ambito jazzistico, improvvisazione. Mentre io oggettivamente un mio genere personale preciso non ne ho, ho tante ispirazioni e influenze differenti, e poi in realtà però le canzoni che scrivo sono io, per cui non lo so, probabilmente l'influenza più grossa al genere è io. Non per far l'amore, campanili tirati al suolo, Cristo che... Ed è anche difficile catalogarci con un genere, perché se viene ascoltato un concerto nostro in realtà ci sono diverse cose, diverse, esatto, contaminazioni, influenze. Ci piace spaziare, possibile, sperimentare anche. Prende spunto da un personaggio del poema di Thomas Eliot,
Wasteland. Il genere che facciamo non è un genere molto definito, diciamo. Siamo un trio e siamo due chitarre. Lorenzo suona la chitarra acustica ed io, Lorenzo, suono la chitarra elettrica, siamo due Lorenzi. E abbiamo un synth e una voce che fa i cori. E il sound è un po' misto. Il centro delle canzoni non è tanto la musica in sé, e lo si nota anche perché manca appunto una sezione ritmica, non abbiamo quindi una batteria. E le canzoni spesso nascono dall'ispirazione che danno le poesie, quindi le poesie non forniscono tanto poi il testo in realtà, ma quasi la musicalità delle canzoni. What a long way time is factions. Monte Cassiano, Macerata, San Severino. Siamo eclettici, blues a tratti, post-hardcore. Nell'ultimo periodo ci siamo impostati un po' in quella specie di tristezza distrutta che il post-hardcore l'abbiamo un po' preso a modello. Fare inediti a me personalmente mi fa sta bene. Quindi lui l'altro ieri mi parlava le fasi attraversate le note quando scrivi canzoni tue. Io penso di poter sottoscrivere una cosa del genere, probabilmente anche Federico. Per colpa di una strega che da bambina lo baciava sulla corteccia con cui protegge i versi che suonano. Allora, i nodi d'albero. Allora, io vengo da Macerata e con lui, Francesco, ci suono diciamo da diversi anni. E anche con lui Giacomo, batterista, lui voce e tastiere. E siamo entrambi di Macerata, siamo tutti e tre diciamo, di Macerata. E gli altri due ragazzi, Pierfrancesco e Alice, di Civitanova. Ognuno mette la sua. Ognuno ha diciamo, gusti personali e esperienze diverse. Per esempio io vengo più dalla classica, loro... Per quanto riguarda me, per esempio, cioè, diciamo, sono incentrato su sonorità post-rock, ambient, quindi gruppi come Sigur Rós, Mogwai, diciamo, per citarne alcuni, questi qua. Io invece vengo da una scena alternative rock, alternative metal anni 90, quindi inizialmente ho faticato un po' a entrare in questo territorio sonoro più delicato, però alla fine l'amicizia, la voglia di stare insieme ci hanno unito e hanno amalgamato molto bene le influenze abbastanza promiscue. Vince questa sera qui a Mogliano, e quindi ci ritroveremo con loro a Macerata, signore e signori, Flebas!